Allora, buongiorno a tutti, vi ringrazio per essere intervenuti oggi. Vi porto i saluti del Presidente Muraro, che per altri impegni istituzionali non può partecipare a questa conferenza stampa. Ringrazio e saluto anche il Sindaco Michela Noale, Sindaco del Comune di Rovigne Lago, che conosco oggi per la prima volta perché insomma, è di nuovo insediamento. Saluto anche la fondatrice e il direttore artistico del Lago Film Fest, Viviana Carlet, Carlo Migliotto e Mariella Andreatta, presidente del comitato UNICEF Treviso. Allora, parliamo di Rete Eventi con questo appuntamento della sezione Cinema. Rete Eventi sapete che è partito dal 1° di giugno e che conta quest'anno ben 1050 appuntamenti e 228 manifestazioni dal 1° di giugno al concerto di Capodanno. Il Lago Film Festival che stiamo a presentare oggi, poi scenderanno meglio di me nel dettaglio chi mi siede a fianco, rappresenta sicuramente una delle eccellenze che di diritto entra in Rete Eventi. Una delle eccellenze perché ha tutte le qualità per far parte di Rete Eventi, innanzitutto per la dimensione che non è semplicemente sovracomunale ma internazionale, perché in tutta la storia, no, di questo festival avete coinvolto più di 80 paesi al mondo, quindi anche quest'anno so che c'è grandissima partecipazione da parte di tanti paesi e quindi anche molti spostamenti anche da parte, diciamo, dal punto di vista turistico. E poi un'altra caratteristica fondamentale è che qui il territorio della Marca Trevigiana si trasforma in un palcoscenico naturale, perché Rovigne Lago diventa proprio una quinta naturale che farà da sfondo alle proiezioni, quindi si parla di cinema, si parla di cortometraggi, si parla di documentari, di sceneggiature. E soprattutto poi un altro grande punto di forza è il fatto che ci siano dei giovani che hanno avuto questa bellissima idea, questa intuizione e che la stanno portando avanti con grande tenacia, ormai è la 10ª edizione se non sbaglio, quindi complimenti veramente per il lavoro che state svolgendo e chiaramente non potevamo che non dare il nostro sostegno e il nostro appoggio. Quindi io do la parola al Sindaco, se vedo la scaletta, quindi saluto, ringrazio il Sindaco Michela Coan, a cui do la parola, grazie. Buongiorno a tutti, e come neo sindaco di Rovigne Lago sono orgogliosa di presenziare al decennale di Lago Film Fest. È una manifestazione questa che è andata crescendo in modo importante, diventando in pochi anni uno spazio d'eccezione nel panorama nazionale e internazionale, non solo per la selezione e il lancio di nuove progettualità cinematografiche, ma proprio come piattaforma creativa, in senso lato, dove chiunque entri si mette un po' in gioco, anche direi proprio il semplice turista che entra in questo spazio entra in questa esperienza che non dimentica e quindi entra lui stesso a far parte dell'esperienza diventando un attore. Senza contare che Rovigne Lago, attraverso questa manifestazione, si è resa nota al mondo. È un paesino di poco più di 2.000 abitanti che ha quindi ritmi lenti, nel senso che la vita scorre con ritmi molto diversi dalla città, dalla metropoli. E quindi apparentemente può sembrare fuori dal mondo, fuori dalle fila di aspetti economici o finanziari importanti o anche a livello culturale. In realtà questa idea meravigliosa che Viviana Carlet ha sviluppato partendo da un suo sogno, come ho letto, in una dichiarazione sua, ha portato, in realtà proprio questa forza creativa, ha portato a Rovigne Lago artisti provenienti da tutte le parti del mondo e quindi lo ha reso noto. È entrata a far parte di un palcoscenico internazionale. Io credo molto che bisogna andare in questa direzione perché la novità, a mio parere, che bisogna percorrere è che l'arte non deve più rimanere un qualcosa di diverso, di un più che viene vissuto come uno spazio fuori dal mondo, ma deve invece diventare un qualcosa che si cala nella realtà, deve prendere forza dalla realtà. Chi lavora nell'arte sa benissimo che è e non può non essere così, perché
è la realtà che ti dà spunto creativo, ti dà uno spunto di immaginazione per crearti il tuo percorso, però dai più viene vista come un ambito particolare. Allora, io credo che la nuova sfida che bisogna lanciare è questa. Queste manifestazioni, Lago Print Fest in particolare, può diventare una start-up imprenditoriale. Lo è già per tanti aspetti, nel senso che sono diverse le figure imprenditoriali a livello di management e comunicazione che trovano spazio in questo Think Fest, ma può svilupparsi ulteriormente. Basta solo pensare a quanto dobbiamo crescere ancora nell'ambito della comunicazione e telematico. Quindi io credo che tanti giovani che hanno spirito di iniziativa possono trovare spazio in questo senso. Non solo, ma a livello ricettivo il nostro paese ha una potenzialità straordinaria, ma è una potenzialità che è ancora a livello embrionale, cioè ha tutta la forza per poter crescere, ma manca l'impulso importante. Allora bisogna che tutti i cittadini e tutte le persone che vivono nello stesso territorio sentano questa manifestazione come propria e capiscano che può diventare un volano economico importante. Ecco, questo è il messaggio che vorrei lanciare. La cultura non può più essere solo un modo di sogno in cui è stata relegata, perché vabbè, nei tempi la cultura ha un po' questo va e vieni, ma deve tornare ad essere una realtà che incide anche a livello economico. Quindi quello che mi preme è ringraziare Viviana Carletti e i suoi collaboratori e Nigotto per il grande lavoro che stanno facendo, portando questo segno metropolitano, se vogliamo, moderno, graffiante, in una realtà come Regina Lago, così piccola, ma che ha gli stessi bisogni e che ha le stesse aspirazioni di qualsiasi altra città del mondo. Gli uomini sono uguali, hanno gli stessi bisogni. Quindi io mi auguro che possa crescere in questo senso, mi auguro che attorno al Lago Film Fest possano nascere nuove realtà imprenditoriali, parlo a livello ricettivo, turistico, di comunicazione, eccetera. Questo è il più grande regalo, credo, che possiamo fare alle nuove generazioni. Grazie Sindaco, è una manifestazione questa che conta tantissimi partner privati e istituzionali. Saluto tra tutti Marco Figuera, presidente dell'ATS, che vedo qui con noi oggi, e che conta poi collaborazioni ormai storiche, in primis quella con l'UNICEF. La collaborazione con il Lago Film Festival proprio risale a alcune attività che poi noi facciamo all'interno del festival, per esempio con dei laboratori. Voi sapete che nostre signore, i bambini, i ragazzi anche delle scuole costruiscono la pigotta, che è la bambola di pezza, che è diventato il nostro simbolo, e anche questo, attraverso questo, noi riusciamo a fare in modo che i fondi vengano impegnati proprio per questo scopo. Viviana Carlet, fondatrice e direttore artistico di Lago Film Festival. Buongiorno a tutti. Io innanzitutto vi porto i saluti di Emiliano Bernardi, che è presidente della Prologo di Regina Lago, l'associazione che organizza il Lago Film Fest. Il Lago Film Fest è nato da una mia idea, da un mio sogno, come il sindaco ben ricordato, però se non ci fosse stata un'organizzazione come la Proloco e tutto quello che c'è stato successivamente non sarebbe stato possibile. 10 anni quest'anno sono veramente tanti, e diciamo che quello che dovevamo dire l'abbiamo fatto. Quindi poi io passerò la parola a Carlo, che racconterà tutto il programma, però non dobbiamo più, non so come dire, sotto questa necessità di dire, insomma, che non abbiamo più il bisogno di dimostrare niente, nel senso che abbiamo dato il massimo, abbiamo fatto tutto quello che volevamo fare in questi 10 anni. Siamo partiti con un'idea che un paese come Lago potesse essere un luogo di incontro, un salotto dove mettere insieme diversi artisti, diverse ricerche artistiche,
E l'abbiamo fatto, siamo riusciti a diventare produttori, siamo riusciti a diventare organizzatori di eventi, siamo riusciti a portare avanti molti progetti. Quello che magari non ci si rende conto molto spesso è che sì, il festival è fatto da moltissimi volontari, sono più di 100, ad esempio quest'anno avremo solamente una cinquantina di ragazzi, continuo a chiamarli ragazzi, continuo a chiamarli volontari, che vengono da fuori, più altri 100 che magari vivono a Lago, che vivono vicino al paese, però sono professionisti, sono persone che sono state che lavorano magari in altri ambiti culturali o in altre strutture e vengono a lavorare al festival gratuitamente per scelta e per desiderio. Altri invece si sono formati e sono cresciuti grazie al festival, perché il festival, come io sottolineo sempre, deve essere una palestra, deve essere il luogo dove le persone possono fare le cose che altrimenti non potrebbero fare. Mi ricordo una volta c'erano questi bigliettini fuori dai negozi, cercasi apprendista con esperienza. Ecco, questo è un luogo dove noi cerchiamo invece persone che non hanno esperienza, che hanno sogni e desideri. Il festival può dare un supporto, un aiuto ovviamente pratico per poterli realizzare. Noi questo l'abbiamo fatto e speriamo magari di poter continuare a farlo, forse in altri modi, adesso vedremo cosa ci sarà dopo questa decima edizione, che per noi è un momento importante. Il festival si è trasformato in una piattaforma che riesce a portare avanti progetti con persone che magari a Lago possono stare un giorno, due giorni, che però poi si sviluppano durante tutto l'anno. Persone che vengono al festival per raccontarsi, per incontrarsi, per poi ritornare e portare i progetti finiti. Il festival quest'anno si era posto un paio di obiettivi più, diciamo, in maniera più forte rispetto agli anni passati, come ad esempio il fatto di essere europei, di essere internazionali. Quindi abbiamo due focus dedicati all'Argentina e all'Australia e un focus che dura tutto il periodo del festival, Eurovision, quindi una nazione a sera che si racconta. In più 111 film da tutto il mondo che cercano di essere vicini anche allo spettatore. Quindi abbiamo sì i film sperimentali, che sono film che vengono anche da festival molto importanti o magari prime mondiali o prime internazionali o italiane soprattutto, film internazionali, però abbiamo poi l'aspetto, ad esempio, il luogo per i bambini, che è una visione protetta e dove i bambini possono essere accompagnati alla visione di questi film, soprattutto perché dei bambini ci si dimentica sempre perché non votano, quindi non hanno voce nella società. Quindi quello che noi cerchiamo di fare, e per questo è un festival generalista, è cercare di guardare anche tutti questi aspetti che solitamente in grandi festival non si possono accontentare. Il festival, si può dire, quest'anno è un festival a livello, diciamo, italiano, uno dei più importanti, uno dei più forti. Moltissime persone ultimamente ci hanno fatto i complimenti per le scelte coraggiose che abbiamo fatto nella programmazione, per aver scelto film non convenzionali, accompagnati però da visioni anche per un pubblico generalista come il nostro. Abbiamo avuto l'anno scorso 15.000 presenze, speriamo quest'anno di riconfermarle, speriamo che il tempo ci aiuti anche in questo, perché vogliamo che tutti possano avere un modo, un approccio, una visione nei confronti del cinema. Il festival non è solamente cinema, ma anche performance, arte contemporanea, musica, progetti. E a questo proposito passerei la parola a Carlo, così entra nel dettaglio di tutti i contenuti del festival. Buongiorno a tutti. Faccio una rapida carrellata dei contenuti della nuova edizione, poi alla fine, se avete qualche domanda, io cercherò di essere abbastanza sintetico e di presentarvi tutti i contenuti che trovate poi sviluppati all'interno del press kit. Allora, come diceva Viviana, la prima cosa per noi importante è ringraziare, oltre le istituzioni che ci appoggiano, e gli sponsor che ci sostengono, perché c'è una differenza tra appoggio e sostegno. E quindi chiaramente in primis Oxido, che è il nostro presenting sponsor, che è un brand del gruppo Safilo, Coop, Valdocca e Metalmont, che sono i nostri main sponsor, e poi Veneto Banca, Zuppa, Date, USM, Berti e ATS, di cui abbiamo qui
l'architetto Figuera in rappresentanza, che contribuiscono a vario titolo a che il festival esista. A questi si aggiungono una serie di media partner, enti, istituzioni, associazioni, gruppi informali e amici del festival che anche questi a vario titolo collaborano con noi e ovviamente istituzioni, sì, che ho citato all'inizio. Allora, i contenuti di quest'anno, venendo ai contenuti di quest'anno, abbiamo questo progetto, oltre ai film in concorso, che si chiama Eurovision, che è un po' il nostro fiore all'occhiello di questa edizione. Il festival dura 9 giorni per 8 serate. Avremo ogni sera un focus dedicato a un paese d'Europa diverso. Quindi, e in alcuni casi ci saranno anche degli interventi di qualche rappresentanza di questi paesi che escono poi dalla proiezione. Però fondamentalmente il cuore del festival è chiaramente il cinema, quindi abbiamo questi focus. Poi un focus dedicato interamente al cinema argentino e uno dedicato al cinema australiano. E Jonas Makkonen è il vincitore del premio del pubblico del 2012, che torna quest'anno al Largo Film Fest con una retrospettiva a lui dedicata e torna dalla Finlandia, arriva a Largo come presidente della giuria internazionale. Blob quest'anno festeggia i 25 anni, noi festeggiamo 10 anni, Blob ne festeggia 25. A Blob dedichiamo una retrospettiva ovviamente insolita e amorfa come Blob ci insegna, quindi abbiamo il piacere di poter proiettare al Largo Film Fest una puntata di Blob dedicata al 1977 mai andata in onda. E proiettiamo anche Ibris, che è un film di Fabio Masi che è stato presentato in altri festival e che porta al Largo, e poi ogni sera, senza una collocazione precisa nella programmazione, in linea anche con il titolo di questa retrospettiva che mi è sembrato di vedere un blob, all'improvviso il pubblico troverà tra un cortometraggio e l'altro una puntata selezionata dalla redazione per il festival, una puntata a sera dedicata al cinema. Creativo sì, coglione no, che è un po' come dire, l'inno e lo slogan di questa campagna, che è stata campagna virale, che ha avuto un enorme successo durante l'ultimo anno, una campagna a difesa dei lavori creativi che molto spesso sono considerati dei non lavori, e in qualche modo noi del Largo Film Fest che sviluppiamo poi progetti anche creativi con aziende o con altre realtà, ci siamo sentiti chiamati in causa, no? Da questa dinamica in cui si dice c'è un progetto, però non c'è budget, però tu lo fai perché così poi hai la visibilità. Cose che a un idraulico non potremmo dire, per esempio. La campagna prende un po' in giro questo. Milano Underground, che è una serie web che è nata sul web ed è arrivata alla televisione, che presentiamo al Largo Film Fest, e poi La Guarimba, che voglio citare, è un festival che si tiene in Calabria, ad Amantea, ed è per noi veramente un piacere grandissimo poterli ospitare a Largo, perché da quando hanno iniziato 2 anni fa ci hanno continuamente contattati e insomma siamo in contatto costante con i ragazzi della Guarimba, che hanno, come ha fatto Viviana 10 anni fa, fondato questo festival un po' con lo stesso percorso. Quindi Giulio, che è il fondatore del Festival della Guarimba, è ritornato lì e il suo obiettivo non era rivitalizzare il paese per caso, ma era proprio riaprire un cinema che era stato chiuso. Quindi lui ha fondato nel suo paese d'origine un festival proprio per creare questo movimento energetico che poi si è venuto a sviluppare. E quest'anno abbiamo implementato notevolmente l'aspetto musicale. Il festival dura 9 giorni e noi abbiamo 12 concerti, quindi più di un concerto a sera, tra concerti e performance. Andiamo, non ve li elenco tutti, però andiamo dal rock blues al Dixieland anni 20, all'elettronica sperimentale, a un gruppo musicale composto da 8 ukulele, quindi ce n'è per tutti i gusti sul piano musicale. Prego. Esatto, sì, ovviamente il festival viene aperto il venerdì, ma il concerto di punta è quello dei Men on Wire che è portato dagli amici del festival di musica Sesto Plugged. Continua la collaborazione con Treviso Comic Book Festival, che è uno dei festival più importanti in Italia del fumetto, e si tiene qui a Treviso. E presenteremo i risultati, a proposito di piattaforma di sviluppo di progetti, di Lago Libera Don't Stay Apart, che è un workshop, una residenza per 30 giovani artisti che sono stati a Lago per 13 giorni a maggio a lavorare
a stretto contatto con il tessuto urbano e antropologico di Rivine Lago. Open Space è in realtà una sezione del festival, però in realtà è anche un po' il concept che sta alla base del festival. Il Lago Film Fest è concepito come uno spazio pubblico di libera espressione. Questi sono quelli che siamo riusciti a mettere a programma nei tempi imposti dalla stampa tipografica del catalogo, però in realtà il festival è puntellato di atti performativi di vario tipo che sono ospitati da noi con questa filosofia. Chi ha voglia di mettersi in gioco e di provare a fare qualcosa nei limiti della legalità, a Lago lo può fare. Quindi abbiamo per esempio 5 performance di danza contemporanea e Arcadia, che è il progetto dell'atelier Frase, che sono i due architetti che da 4 anni realizzano le strutture del festival. Lago Seeds sono i semi che noi gettiamo ogni anno e sono progetti che poi sviluppiamo durante l'anno e a partire dal festival fino all'anno successivo. Quest'anno, visto che siamo qui, cito solo 4 sbarre, che è un progetto che insomma ci ha visti impegnati quest'anno in 3 proiezioni alla Casa Circondariale di Santa Bona qui di Treviso. Abbiamo portato il nostro cinema al penitenziario, sia alla Casa Circondariale sia all'Istituto Penale Minorile, e abbiamo chiesto loro di esprimere un giudizio, quindi abbiamo costituito una giuria all'interno del carcere, del penitenziario, e abbiamo chiesto ai detenuti di esprimere il loro giudizio durante il festival, perché questo è il senso del progetto. Durante l'ultima sera della cerimonia di presentazione verrà proclamato il vincitore eletto dai giurati della Casa Circondariale. Grande spazio anche quest'anno dedicato agli incontri. Abbiamo 4 incontri molto importanti che spaziano dalla comunicazione, l'impresa, la cultura con ospiti e partner altrettanto importanti. Cito, per anticipare la giuria sceneggiatura, l'incontro per esempio tenuto da Gianfranco Angelucci, che presenterà il suo nuovo libro dedicato alla figura di Giulietta Masina. E quest'anno ricorre il ventennale della morte di Giulietta Masina. E tanti altri sono gli incontri quest'anno. Prego. Sì, certo, ovviamente era stato abbondantemente anticipato prima l'incontro e la collaborazione che da anni ormai portiamo avanti con l'UNICEF, e quest'anno abbiamo deciso di provare ad inserire qualcosa di diverso, quindi ci saranno 2 spettacoli satirici. Siamo sempre molto attenti a quella che è la comunicazione digitale. Ospitiamo quest'anno un collettivo che si chiama 10.000.me, che sono poi diventati famosi in Italia per aver fondato il profilo fake di Twitter di Casaleggio, e lo Sgargabonzi, due comici satirici nati sul web e poi arrivati sui palcoscenici, quindi siamo molto molto contenti di poter lanciare queste due realtà. Molto interessante può essere per voi, oltre a Sasso Talk, che è l'appuntamento informale del cortile degli incontri tutte le sere alla Women Fest, tutti i giorni al mattino alle 11:30 la stampa, il pubblico, gli appassionati e lo staff del festival incontra tutti i volontari, tutti gli ospiti, quindi artisti, registi, musicisti, in un incontro molto informale tutte le mattine alle 11:30 sono a disposizione. L'abbiamo vista prima proiettata, l'immagine del festival quest'anno è stata realizzata da Marco Pietracupa e con l'art direction di Alan Chies, che è Marco Pietracupa è un fotografo di moda molto famoso, che ha deciso di venire a Lago sempre per questo meccanismo di cui parlavamo prima, di creare delle relazioni da input che portiamo dall'esterno però legandoli col territorio, e ha deciso di realizzare questi scatti che poi vedrete anche all'interno del catalogo che avete tra le mani. Sulle cartoline, i manifesti, lavorando con il tessuto umano di Rivine Lago, quindi ha deciso di scattare delle fotografie lavorando con degli abitanti di Rivine Lago. La giuria film: Carlo Gavardini, Jonas Makkonen, che abbiamo citato prima, Simona Bonaiuto, storica autrice e redattrice di Blob, e Federico Pucci, giornalista dell'ANSA.
Dei film ha già parlato prima Viviana, abbiamo più di 100 film selezionati dagli oltre 2000 ricevuti da 86 paesi del mondo, divisi in diverse categorie, internazionale e nazionale, nuovi segni come sempre della sperimentazione e lo cito oggi perché siamo qui, la sezione del Veneto che cresce ogni anno. E quest'anno abbiamo 7 film in competizione. Il livello qualitativo dei film di autori veneti o di autori che scelgono di girare in Veneto cresce negli ultimi 4 anni, è cresciuto notevolmente anche grazie al contributo di Fabrica che ogni anno ci invia il meglio delle loro produzioni e non possiamo non ignorarli, quindi il livello qualitativo è davvero molto alto e anche quest'anno ci sono ben 2 film in competizione nella regione Veneto. Lo spazio dedicato all'UNICEF, quindi uno spazio protetto dove genitori e figli e i bambini possono guardare dei film internazionali, altrettanto importanti, però dedicati, pensati per un pubblico dai 4 anni in su. E, è molto importante per noi, e mi avvio alla conclusione, il premio Rodolfo Sonego, che è lo sceneggiatore di Alberto Sordi, un Veneto, quindi di nuovo il legame con il territorio. Abbiamo cercato negli ultimi anni di sviluppare il premio Sonego alzando anche il livello degli sceneggiatori e dei registi, dei giurati coinvolti. L'anno scorso, quest'anno la giuria di quest'anno è composta, come dicevo prima, da Gianfranco Angelucci, che è il presidente di giuria, Mirko Melan, che è un professore dell'Università di Padova, Antonello Rinaldi, che è un po' il nostro mentore perché è allievo e amico di Sonico, e Tommaso Sacchini. 5 le sceneggiature in concorso selezionate tra le oltre 60 ricevute, però quest'anno siamo anche un po' commossi perché la sceneggiatura che ha vinto il premio, abbiamo istituito da 2 anni un premio in denaro finalizzato alla realizzazione del film sceneggiato. Tommaso Sacchini, che torna in giuria quest'anno, ha vinto con la sceneggiatura Il rappresentante l'anno scorso e con il piccolo premio in denaro che abbiamo potuto mettere a disposizione è riuscito a realizzare entro un anno il cortometraggio Il rappresentante, che proietteremo in anteprima quest'anno al Lago Film Fest. All'interno del press kit trovate il programma, io spero di essere stato abbastanza chiaro, ovviamente se avete delle domande siamo qui. Siamo veramente, questo così come riflessione finale trasversale su tutti i contenuti, sempre a proposito di quello che diceva Viviana, non sappiamo quello che sarà di noi l'anno prossimo, ci piacerebbe riuscire a fare un passo in più e diventare qualcosa di più di un evento, e già siamo su quella strada, e siamo veramente liberi, felici e indipendenti, e quindi questo è quello che ci raccontiamo quando siamo un po' giù. Grazie a tutti di essere venuti. Grazie a tutti. Thank you.